Buongiorno a tutti, io sono Marco e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta molto molto semplice con uno degli ingredienti più utilizzati in questo periodo. Sto parlando della zucca e prepareremo dei biscotti, un po' grandi, un po' piccoli, un po' col cioccolato, un po' senza, fatti appunto con questo super ingrediente estremamente versatile. L'unica cosa lunga di questa ricetta sarà la cottura della zucca stessa, infatti la cuoceremo prima da sola e poi la utilizzeremo cotta nell'impasto. Ma se la amate almeno tanto quanto la amo io, beh, magari un giorno che deciderete di cuocerla al forno, beh, ne tenete un pochettino da parte e la utilizzerete per fare questa ricetta dolce. Ora andiamo subito a vedere come si fa. Per prima cosa cuociamo la zucca. 170 gradi per 40 minuti. Io l'ho cotta tutta intera. Approfitto il fatto di servirla per cena, così da prendermi un pezzettino o la quantità che mi serve per preparare questa ricetta. Quando sarà calda eliminiamo i semi e i filamenti interni e quindi pesiamo la quantità necessaria. Aggiungiamo un cucchiaino di zenzero e due di cannella e con una forchetta schiacciamo bene fino a quando non sarà completamente priva di grumi. Se siete più comodi potete utilizzare un mini pimer. Andiamo in planetaria, con la foglia cominciamo a montare il burro morbido insieme allo zucchero semolato e lo zucchero di canna. Continuiamo a impastare fino a quando non avremo ottenuto un impasto spumoso. Aggiungiamo i tuorli. Quando anche il tuorlo sarà stato assorbito, aggiungiamo la purea di zucca che abbiamo preparato. Continuiamo a montare il nostro impasto fino a quando non sarà perfettamente amalgamato. Quindi concludiamo con la farina e il lievito in polvere. Quello che otterremo sarà un impasto cremoso. Potete scegliere come disporlo sulla placca ricoperta di carta da forno. O utilizzate un cucchiaio per aiutarvi a porzionare il dolce, oppure potete anche tranquillamente metterlo in una sac à poche. Aggiungere il cioccolato o quello che preferite. Non vi resta che cuocere il vostro cookies alla zucca in forno statico a 180 gradi per circa 15 minuti. Quello che otterremo sarà un biscotto profumatissimo e morbidissimo, estremamente personalizzabile e adatto ad ogni occasione. Ed ecco qua i miei cookies alla zucca, profumatissimi perché le spezie che andiamo a metterci dentro esaltano il sapore e il profumo di questo ingrediente, sono morbidi come avete visto e poi si possono fare in diversi modi, grandi, piccoli, col cioccolato, senza cioccolato, insomma una ricetta versatile come l'ingrediente principe di questa ricetta. Io comunque qui sotto in descrizione vi lascio tutte le dosi che ho utilizzato io per preparare questa ricetta. E mi raccomando, qualora dovesse esservi piaciuto il video, lasciatemi un bel like, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella, così da non perdervi i prossimi video che pubblicherò.
Io direi che per questo video è tutto e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao!